Voltiamo pagina all'Auditorium, Parco della Musica torna Les Étoiles, appuntamento di danza più atteso della capitale. Rossella Alimenti. Danzare è una sorpresa ogni giorno, è una scoperta, è un nuovo obiettivo, non si arriva mai ed è il bello del nostro mestiere poter essere sempre una personalità diversa ogni giorno in scena, dover interpretare ruoli diversi, balletti diversi, stili diversi e con ballerini sempre diversi che vengono da tante parti del mondo. Con queste parole la giovane Nicoletta Manni, prima ballerina al Teatro alla Scala dal 2014, racconta il magico mondo della danza. E così ormai da 7 anni, 5 a Roma, Daniele Cipriani, direttore artistico del Galà Les Étoiles, riesce ad unire i ballerini più carismatici da tutto il mondo. Riuscire a portare sui palcoscenici internazionali le eccellenze del mondo della danza è il valore aggiunto della manifestazione che accoglie ogni anno sempre più appassionati. A sorpresa, quest'anno nel cast non c'era un'italiana o un italiano e quindi giustamente la sorpresa è italiana, è del Teatro alla Scala di Milano e il suo nome è Nicoletta Manni. E stasera si replica nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.